22 prodotti alla spina per ridurre la plastica. Grazie al progetto Plastic Free, nato in collaborazione con Legambiente, nei negozi biologici Natura Sì, riso, cereali, legumi, semi e frutta secca non saranno più disponibili nelle loro confezioni tradizionali sugli scaffali, al loro posto erogatori per lo sfuso. Una scelta che si traduce in più di 6.500 kg all'anno di plastica evitati per il totale delle piccole confezioni, con un risparmio in termini di emissioni di CO2 di circa 15.000 kg all'anno, a cui si aggiunge la mancata utilizzazione di 103.000 litri totali di acqua all'anno per tutta la rete dei negozi e una riduzione del 10% del prezzo dei prodotti sfusi rispetto a quelli confezionati. Ma abbiamo inserito dei prodotti sfusi con dei dispenser, quindi le persone possono usare i nostri sacchetti di cotone bio e quindi uno prende il sacchetto e si prende lo sfuso. Intanto il primo vantaggio è che prende quello che vuole e quindi non è vincolato dalla quantità, quindi questo può consentire anche forse un minor spreco alimentare, perché effettivamente a volte il sacchetto completo può, oltre ad avere l'imballo naturalmente, è l'imballo che viene sprecato, può essere magari eccessivo per una famiglia o per una persona che vive da sola, eccetera eccetera. Quindi uno viene qua, si prende lo sfuso e lo paga alla cassa. E costa meno rispetto al prodotto con l'imballo, perché non c'è l'imballo, non c'è il lavoro di imballo, costa anche un po' meno di trasporto per noi, quindi riesce anche ad avere in qualche modo un prezzo più accessibile. Quella scelta forse un po' coraggiosa che abbiamo fatto è quella che il prodotto, se è qua, se è sfuso, non è presente nello scaffale, quindi costringiamo un pochettino tra virgolette i nostri clienti, i nostri consumatori a prendere lo sfuso, ma ci sembra che sia anche un atto amorevole e gentile e non sia speriamo che non sia una grande forzatura. Questo è il tema, quindi ridurre lo spreco, ridurre la plastica e anche magari innestare un percorso culturale, perché effettivamente tutto questo serve un po' a risvegliare un po' le coscienze. Credo che oggi Natura Sì non risolve il problema come nessuno lo risolve, però ognuno in qualche modo può dare il suo contributo. Noi stimoliamo i nostri consumatori, i nostri clienti a dare un piccolo contributo e a entrare un po' in questa mentalità. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. L'iniziativa intrapresa da Natura Sì in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente arriverà a coprire 100 degli oltre 260 punti vendita biologici entro la fine del 2019, per poi passare progressivamente anche al resto della rete. Sì, diciamo, questo è un ulteriore tassello del mosaico che stiamo mettendo insieme con Natura Sì, dopo la novità del retine riutilizzabile per l'ortofrutta e la scomparsa delle bottiglie di plastica per la vendita delle acque in bottiglia. E oggi questo terzo tassello, che è molto importante per permettere di acquistare prodotti sfusi con degli imballaggi in cotone, e questo è una novità importante, perché dimostra come le imprese, quelle più innovative, quelle più coraggiose come Natura Sì, possono andare anche oltre i primati che l'Italia oggi già può vantare, perché sulla normativa l'Italia è stata spesso copiata da altri paesi, l'Europa ha approvato la direttiva europea sulle buste di plastiche, quella sui cotton fioc e quella sul divieto dell'uso delle microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo dalle leggi italiane. È importante che ci siano iniziative imprenditoriali che vanno in questa direzione, alzando ulteriormente l'asticella. E insomma, con Natura Sì ci siamo incrociati e abbiamo iniziato a fare questo percorso naturalmente, perché l'idea di cambiare il mondo a partire dal nostro paese insieme è nella missione sia di Legambiente che di Natura Sì.